Accogliate nel 2003, Dio infine mise il Messia Giona nel segno di quello mandato e predetto da Gesù alla sua generazione perversa. Ebbene, solo Dio e non io volle che si pubblicasse sui media questo che state leggendo. Sono il Messia. La rivelazione e l'annuncio di catastrofi divine su Saronno e Cogliate in una lettera inviata al sindaco Cattaneo. L'uomo è stato denunciato. Ebbene, solo Dio e non io volle che si pubblicasse sui media questa serie di notizie. Sono il Messia. Accadde per l'insano gesto del sindaco Cattaneo, sindaco di Cogliate, che, ricevuta una lettera protocollata e firmata, mandata direttamente a lui in persona nel sindaco di Cogliate, diede alle stampe questa lettera riservata a lui e poi denunciò me, pubblicando invece lui e non io le catastrofi divine sul Saronese. Vi mostro uno stralcio di questa lettera. E così Dio stesso ha preso le difese mie, quali del suo ultimo e definitivo Messia. L'abbattimento delle Torri Gemelle, la guerra all'Iraq e la SARS sono veri castighi di Dio, promossi dal Signore in difesa della salvezza dalla distruzione del mondo, divenuto troppo ribelle e ubriaco di un potere che non ha. Nessuno più in Sodoma e Gomorra ha timore di Dio o si rende conto di quanto l'intera esistenza dell'umanità dipenda dalla salvezza portata dall'ultimo e definitivo Messia inviato da Dio, stavolta il rappresentante del Padre. Nessuno sembra accorgersi del supremo pericolo e come allora mangia, dorme, ride. Così io so che il Dio degli eserciti, per farsi capire da un faraone dal cuore di pietra, a partire dal 16 di maggio prossimo venturo, porterà la SARS direttamente a Cogliate e immediatamente dopo a Saronno e in Italia. A Cogliate perché il 13-12, e qui c'è un errore perché non è il 12 ma l'11, il 13-11-2001, il coro e il suo parroco scacciarono me, non essendosi accorti di come fossi il Messia del Padre. Giudicato innocente, fui cacciato con un vai a farti curare e un dolore che per me fu più che la morte. Vidi la mia chiesa infestata dalle insaziabili cavallette che in casa sua si erano permesse di scacciare il suo stesso Santo Spirito e con infamia. Un imperdonabile peccato contro lo Spirito Santo di Dio. Io so che il Padre deve mandare queste morti, che parrebbero oggi assolutamente ingiustificate, perché si sappia che come Gesù fu il Messia del Figlio, così ora io, Romano Amodeo, sono il Messia del Padre. Per questo è la Chiesa romana di Gesù. Ha fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, apparsi infine realmente nei due Messia, uno di natura divina, Gesù, ed uno umana, Romano, che poi, come rivelò Gesù, sono una cosa sola, una comunione sacramentale. Si potrà essere certi che in me sia presente il Padre da questo
Il padre è l'unico che conosce la data della morte ed io so che in Cassina Ferrara, il 23/5/2003, il padre immolerà l'innocente famiglia Legnani, 6 adulti e 2 immacolati bambini, da cui ci si separerà con vero strazio. E so che nella stessa data morrà il parroco di Cogliate. So che andranno in paradiso, anticipando un castigo identico, il paradiso, che il 25/5/2004 toccherà al Papa e al mio spirito, mentre il 9/6/2004, dopo 15 dì di completa paralisi, spetterà al mio corpo, che risorgerà in Spirito Santo nel cardinale Tettamanzi, eletto il giorno 11/6/2004 come Papa Giovanni Paolo III. Vedete una serie di profezie che nessuna di queste si è realizzata. Ma perché? Perché è entrata in atto la conclusione di questa terribile lettera, in cui io dico che tutti piangeranno questi morti. Io, Romano Amodeo, il 18 maggio chiederò con tutta la mia anima alla Madonna che, se possibile, passi da noi questo calice. Il che significa passi via, non venga, passi via. Non lo si beva, come disse Gesù quando fu per berlo. Padre, se possibile, passi da me questo calice. Ma devo concludere anche io, come già fece Gesù: sia fatta, o Padre, la tua volontà e non la mia. Firmato Romano Amodeo. Questa la lettera terribile di minacce. Certo, sono precisate minacce di morte, che significano entrate in paradiso, ecco la terribile minaccia, il paradiso per queste persone e poi per tutti quanti. Ma come un pericolo che io chiederò che non accada. E quando sarà poi il giorno in cui in processione, il 18 maggio, come scritto qui, andrò dalla Madonna, chiederò alla Madonna di non mandare tutto ciò, se possibile, che paghi solo io. E fui ascoltato in tutto, pagai solo io. Quando arrivarono le ore 21 di quel giorno, che era il maggio, il 25 di maggio, io, temendo che accadessero queste cose terribili a Saronno, ero lì, di fronte a Saronno, nel Parco Lura, seduto su una panchina, e temevo quello che stava per accadere. Non accadde nulla. Tornai allora a casa mia e alle ore 22 bussarono alla porta e 2 vigili urbani mi costrinsero ad andare a farmi curare, per come io avevo chiesto alla Madonna: se possibile, fa che sia solo io a pagare. E dopo che un parroco mi aveva intimato: vai a farti curare, io fui costretto ad andare a farmi curare. Quando vennero da me i due vigili, mi chiesero: lei dove era alle ore 21? Perché? Siamo venuti e lei non c'era. Ecco, vedete, l'unica incertezza che io avevo su questo giorno era se sarebbe accaduto alle ore 21 o alle 22, perché la cacciata di un povero Cristo da una chiesa accadde il giorno di quel 13 di novembre, e c'era l'ora solare,
555 giorni dopo, ossia gli stessi tra il castigo di Dio delle due torri gemelle e quel dichiarato castigo di Dio dell'abbattimento, del bombardamento del paradiso terrestre storico, passarono esattamente 555 giorni. E io sapevo che nello stesso lasso di 555 giorni, dopo la cacciata di un povero Cristo, ma quando è cacciato un povero Cristo, è cacciato Dio, con l'intimazione di vai a farti curare, sarebbe scattato lo stesso Dio degli eserciti e avrebbe mandato tutti quanti a farsi curare. Ma di fronte alla mia preghiera, fa che paghi solo io. Solo io fui mandato a farmi curare. Dunque una profezia corretta rispetto alla profezia di Dio. Allo stesso modo di come la profezia che fu incaricata a Giona fu modificata da Dio, che cambiò tutto, ebbe misericordia dei personaggi che avevano chiesto perdono. Questa volta Dio si è trovato di fronte a uno più di Giona, perché solo chi è più di Giona non si comporta come Giona, che c'era rimasto male a vedere che quella profezia Dio non l'aveva attuata. Desiderava perfino morire per essere stato messo lì come un profeta di cose che non accadono. E vedete, io invece, perché non accadessero, avevo offerto me in espiazione. Una profezia più centrata di questo non poteva accadere. L'orario, se alle 21, orario legale, o alle 22, orario solare, quando è chiamato come ora legale, e sono le 21, ma si chiamano 22, dopo di essere venuti alle ore 21, ritornarono alle 22. Di conseguenza, anche l'unica incertezza che io avevo, anche quella fu totalmente messa come inesistente. Dunque, tutto questo per me ha significato la conferma di tutte quelle verifiche. Se è vero che io sono, se è vero che io sono, accadrà questo. Poi, visto che io chiedo che non accada niente di tutto questo, ma che paghi solo io, e solo io sono messo a pagare proprio in quel modo preciso con cui dovevano pagare gli altri, io l'ho visto come un vero disegno di Dio che, grazie alla mia capacità di offrire me stesso in espiazione, ho salvato il Saronnese e l'Italia dalla SARS. Ma per tutti gli altri che non credono in Dio, io sono stato solo un falso profeta. E come quel Giona che fu mandato a annunciare delle disgrazie e dei castighi di Dio che non si sarebbero verificati. Gesù disse ai suoi contemporanei, ai suoi concittadini, che volevano un segno, disse: questa generazione è malvagia, chiede un segno, ma avranno solo il segno di Giona. Ecco, se leggete il libro di Giona, vi accorgete che Giona aveva un compito. Non era quello di essere ingoiato dalla balena e sputato fuori 3 giorni dopo, a rappresentare la morte di Gesù e la sua resurrezione il terzo giorno. Non era questo il compito per cui Giona fu inghiottito dalla balena.
Il compito stava nel fatto che il Signore voleva che Giona andasse a Ninive a profetizzare un terribile castigo di Dio al re di Ninive. Ora, tutti sappiamo che Gesù è stato il Giona nel segno della profezia richiamata da Gesù stesso, nel momento in cui per la sua generazione si mostra con questo segno, la morte e la resurrezione nel terzo giorno. Ma Gesù non ha mancato il suo impegno. Se Gesù è nel compito assegnato a Giona, evidentemente poi, non certo nella sua vita morta e risorta, ma nel prosieguo di questa sua vita, trascendente la sua stessa vita, ha mantenuto fede all'impegno che il Signore voleva che fosse svolto attraverso questa opera, andare dal re di un'altra fede, da un popolo di un'altra fede, e raccontargli: sarai colpito da un enorme castigo di Dio. E poi assistere a questo castigo di Dio non dato, non per un qualcosa che non avesse una ragion d'essere, ma per l'effetto straordinario avuto da Giona, il quale si reca in un paese che non è suo, va da un sindaco che non è il suo e gli dice, come all'autorità di quel paese: tu e tutto il tuo popolo sarete colpiti, e gli dà anche il numero dei giorni: tra 40 giorni sarete tutti distrutti. Ma proprio per evitare che il mio discorso sia fatto un po' così alla carlona e non mostri proprio le parole che sono scritte precise sul libro di Giona, io vi leggo il secondo capitolo e il terzo, cioè, scusatemi, il terzo capitolo e il quarto, che riguarda l'altra parte, che non ha avuto parte con la prima esperienza fatta da Gesù e descritta nei capitoli 1 e 2. Il capitolo secondo termina con la resurrezione di Gesù. Quindi comincia questo terzo capitolo, che comincia con il ritorno in opera di un Giona che si è convinto a fare quello che Dio voleva che facesse. La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta. Gli disse: su, va nella grande città di Ninive e annunziale il messaggio che io ti rivolgo. Giona si mise in cammino per andare a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, lunga 3 giorni di cammino. Giona, dopo essersi inoltrato in città per il cammino di un giorno, proclamò: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I niniviti credettero a Dio
e proclamarono un digiuno, vestendosi di sacco dai più grandi ai più piccoli. Quando la notizia arrivò al re di Ninive, egli si levò dal suo trono, si tolse di dosso il mantello reale, si vestì di sacco e andò a sedersi sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi, fu poi proclamato in Ninive questo decreto: uomini e animali, piccoli e grandi, non mangino nulla, non pascolino e non bevano acqua. Uomini e animali, si coprano di sacco e si invochi Dio con forza. Ognuno si converta dalla sua condotta cattiva e dalla violenza di cui ha macchiato le mani. Chissà che Dio non si ravveda e cambi, così che receda dall'ordine della sua ira e noi non periamo. Dio vide le loro azioni, che cioè si erano convertiti dalla loro cattiva condotta. Dio allora si pentì del male che aveva detto di far loro e non lo fece. Ma ciò dispiacque molto a Giona, che si irritò. Egli pregò il Signore e disse: «Ah, Signore, non era forse questo il mio pensiero quando ero andato nel mio paese? Per questo io la prima volta ero fuggito a Tarsis, perché sapevo che tu sei un Dio pietoso e misericordioso, paziente e di molta grazia, e che ti penti del male che hai minacciato. Ora dunque, Signore, prendi la mia vita, perché è meglio per me morire che vivere». Il Signore rispose: «È giusta la tua collera?» Allora Giona uscì dalla città e si sedette di fronte ad essa. Si costruì una capanna e vi sedette dentro all'ombra per vedere cosa sarebbe capitato alla città. Ma il Signore Dio procurò un ricino che crebbe al di sopra di Giona, perché vi fosse ombra sopra la testa sua e fosse liberato dal suo male. Giona si rallegrò molto del ricino. Al sorgere dell'aurora del giorno dopo, Dio mandò un verme a rodere il ricino, che si seccò. Quando spuntò il sole, Dio fece soffiare un turbinoso vento orientale, così che il sole colpì la testa di Giona. Egli si sentì venir meno e chiese di morire, dicendo: «È meglio per me morire che vivere». Dio disse a Giona: «È giusto che tu sia irritato per il ricino?» Rispose: «Sì, è giusto che io mi irriti fino a morirne». Ma il Signore soggiunse: «Tu hai compassione del ricino, per il quale non hai faticato e che non hai fatto crescere, poiché in una notte è sorto e in una notte è finito. E io non dovevo avere pietà della grande città di Ninive, nella quale ci sono più di 120.000 esseri umani che non distinguono la destra dalla sinistra e tanti animali? Ecco, tenete presente questa cosa qui. C'è un profeta che va in un altro paese e fa una profezia letale, proprio letale. Ma coloro ai quali è andata la sua parola, che non erano della religione di Giona, questo è da
da sottolineare, non erano della religione del Dio di Giona, udendo Giona si convincono, hanno fede e fanno penitenza. Questo è il fatto, fanno penitenza. È in virtù di questa penitenza che il re anche decide in un modo clamoroso per tutta la popolazione e per tutti i governanti di questa terra così grande, che non è una terra reale. Ci vogliono 3 giorni per attraversarla tutta in lunghezza. Ma poi quanto può essere lunga questa città di Ninive, che occorrono 3 giorni per percorrerla tutta? I 3 giorni sono proprio nel segno di una grandezza divina. Qui non è una città normale, è una città proprio che è il segno di rappresentare ogni megalopoli. E oggi certe città sono così estese, ma hanno ben altro che questi 120.000 abitanti. Andiamo nell'ordine delle quantità che sono intorno ai 30 milioni di abitanti. Ecco, ma Ninive rappresenta proprio la città straniera, retta da altri valori. Ebbene, quando il profeta Giona si presenta con la sua profezia di somma sciagura, non sortisce l'effetto di non essere ascoltato. E allora, visto che è ascoltato, il Signore non manda ciò che aveva promesso e Giona si conturba. Quando tutto questo noi lo riportiamo sul campo di ora, la profezia reale c'è stata. E ve la dico chiara chiara, è quella che proprio io ho fatto, io che allora abitavo a Saronno, ma la mia residenza era a Milano, e che mi presento non a Milano e nemmeno a Saronno, vado in un paese che non era il mio, ma neanche in seconda battuta, e lì al re di quel paese comunico che esiste un castigo di Dio proprio perché in quel paese si sono permessi di cacciare un povero Cristo da un coro religioso, un povero Cristo ritenuto che non contava niente, che non era colpevole, eppure doveva tornare al suo paese. Vai a cantare al coro del tuo paese, gli dice l'autorità religiosa. Ecco, questo è accaduto, e in virtù di questo io mi sono rivestito di quell'incarico profetico consegnato a Giona e sono andato dal sindaco di Cogliate, il re civile di quel luogo, e io, non di quel luogo, ho voluto che una mia lettera profetica, che in sostanza dichiarava queste cose qui che erano dichiarate dal profeta in virtù di una conduzione sciagurata accaduta nel paese, in cui perfino nella chiesa si era fatto fuori uno riconosciuto non colpevole, ma che non poteva più fare il suo compito lì, era di un altro paese. Questa cosa mostruosa era accaduta
tanto mostruosa che nemmeno a Ninive era accaduta. A Ninive avevano preso sul serio queste profezie di castighi di Dio. Invece come si comportano a Saronno, a partire dal suo re, ossia a partire dal suo sindaco, un sindaco leghista? Lui riceve una lettera indirizzata a lui, fatta protocollare in comune e con tanto di firma, Romano Amodeo, che si dichiara incaricato di Dio a portare questo messaggio, così come Giona si era dichiarato portatore di una notizia consegnata a lui da Dio. Vedete, quando queste cose qui sono raccontate nella Bibbia, sono apprezzate, ma nel nostro mondo di oggi, che oramai è un altro paese, in cui Dio non domina più, una simile profezia sembra essere il gesto sciagurato di un credente che è vittima di pura esaltazione religiosa. E che cosa si fa quando ci si accorge di essere in presenza di un soggetto così? Come prima cosa si fa un intervento di costrizione perché sia osservato, per vedere se ha tutte le rotelle che girano a posto, se ha bisogno di essere curato. E questa opera è prevista in Italia, è quella opera di assistenza che è fatta nei confronti di chi si ritiene debba essere osservato. Ma quando poi questo osservato è visto preda della sua fede, gli si impedisce di andare a messa perché, visto il suo stato di credente cristiano, ma da esaltato, questo se va a messa si esalta ancora di più. E queste grandi cime dell'ospedale che lo ricevono come dottori gli tolgono la santa messa, perché per lui è veleno al male che egli ha. Allora costui cosa può fare? Comincia il suo digiuno, e allora ecco che quella opera di osservazione forzosa per vedere se ha bisogno di cure si trasforma in trattamento obbligatorio. È pericoloso perché digiuna. Avete mai visto un soggetto che digiuna e che diventa pericoloso per gli altri? No, è pericoloso per se stesso. Desiderano salvare il buon Giona da questa invasione mistica di cui il poveretto è vittima. E nei confronti di questo incarico che Giona ha avuto di andare a avvertire il sindaco e la cittadina di Cogliate attraverso l'avvertimento solo al sindaco, che però si traduce in una opera che Dio fa in modo che venga trasmessa a tutti. In me non c'era il proposito di farlo sapere a tutti. In me c'era solo il proposito di aiutare la popolazione, avvertendo il sindaco che stesse attento. Era in previsione, ci si poteva attendere un clamoroso castigo di Dio, preparasse le strutture comunali a essere pronte quando questo castigo di Dio sarebbe entrato in atto. E io dichiarai anche quando sarebbe successo. 555 giorni dopo, il povero Cristo cacciato dal coro di una chiesa, con questa indicazione: vai a farti curare
perché tu stai male, non ragioni più, vai a farti curare. E saputo da questo povero Cristo che veramente aveva bisogno di assistenza e che lo stavano mettendo in una situazione tale in cui questo poveretto la settimana prima aveva quasi lasciato che tutto andasse proprio fino alla morte della persona, che si era lasciato andare. Saputolo, cosa fanno? Dicono: ma noi non c'entriamo niente se tu compi dei gesti insensati. Poi gli dicono: vai a farti curare, e sono inflessibili, lo cacciano pur sapendo che questo poveretto, per il dispiacere, era in pericolo di vita. Ecco la disumanità di Gesù, proprio quando dice: questa è una generazione perversa. Non avrete da me altro segno che il segno di Giona. Ed ecco come si sviluppa questo segno di Giona che Gesù fa dopo di essere ritornato al mondo nella povera stalla di un uomo, pieno di limiti, pieno di peccati, come ogni stalla è piena di rifiuti. E stavolta si tratta della stalla povera di un uomo, in cui entra in un uomo che pecca per togliere di mezzo non solo il suo peccato, per fare svaporare come mai accaduto il peccato compiuto da tutti. Dunque non solo per perdonarlo grazie a Gesù ingoiato dalla balena e sputato fuori 3 giorni dopo, non solo grazie alla morte di Gesù, ma grazie proprio a un intervento divino che toglie di mezzo ogni male fatto. Voi dite: ma come è possibile? Io non solo ve lo dico possibile, ma vi dico anche perché è così. Quando voi mettete insieme azione con azione uguale e contraria, le due azioni sono una di tipo fattivo e una cosa appare fatta. L'altra, uguale e contraria a quella fatta, è la stessa cosa, ma non fatta, disfatta, ossia riportata al suo principio. Ora, quando esistono nella natura, e la fisica lo ha riconosciuto vero, azione e azione uguale e contraria, e ci sono tutte e due, allora che cosa risulta dal combinato agire di tutte e due? Che una cosa fatta è disfatta, e allora risulta disfatta. Oppure che un disfacimento è fatto, e allora che cosa è fatto? Il disfacimento. Fare un disfacimento o disfare un'azione fatta significa in tutti e due i casi non farla mai essere fatta. Questo è il modo divino, proprio oltre la realtà in cui noi vediamo fatte tutte le cose, con cui Dio toglie di mezzo ogni azione umana, riconduce tutto al principio, toglie di mezzo tutti i gesti reali compiuti dall'uomo, tanto che si possa credere che l'uomo abbia ancora fatto, perché se Dio mostra il disfacimento di quanto prima era apparso fatto, lo toglie di mezzo. Lo ha fatto vedere una prima volta come si fa vedere un sasso che sale in cielo ma che poi ricade al suolo. Non è un Dio così prepotente nella sua forza di gravità che impedisce ogni ribellione simile a un sasso che sia scagliato in alto, in opposizione alla forza di gravità che tutto tira in basso. Dio lo permette, ma poi lo converte, quel risalire, con un ritorno all'origine. E quando alla fine quel sasso
che è andato in alto ed è tornato in basso, si chiede che cosa ho fatto? Nulla, perché sì, ho avuto l'impressione che la mia vita finisse lì, nel momento più in alto in cui io ho buttato il sasso, ma la storia non finiva lì. Viene il secondo tempo e ogni sasso finito in alto ricade nuovamente in basso e disfa tutto ciò che abbiamo guadagnato giorno per giorno, risalendo in alto nel numero delle date. Tutte ritornano a zero e si distrugge ogni gesto umano come mai fatto. In questo modo Dio salva tutto e in questo modo questo era il vero messaggio da dare da parte di questo profeta all'umanità. Un messaggio di grande speranza che Dio fa, ma poi disfa quando si creano le condizioni per poter disfare tutto ciò che l'uomo ha creduto di aver fatto e una volta per sempre. Nel nostro caso reale non è stata minimamente presente il pentimento di Ninive. La Ninive in questione, che è stata la cittadina, il paesotto di Cogliate, ma non solo Cogliate, perché a un certo punto il parroco di Cogliate, d'intesa con il decano di Saronno, sono andati insieme dal sindaco di Saronno e hanno poi perorato di fare qualcosa per mettere in sicurezza questo povero esaltato profeta. Proprio esaltato. Ma come si fa a dire e a scrivere una cosa di questo tipo oggi? Sì, forse era lecito ai tempi di Giona, ma ora no, ora il mondo è fatto dall'uomo, ora Dio sta lì a guardare per benino, non si permette più di intervenire, non si permette più di mandare profeti. E se ce n'è uno che chiaramente denuncia una condizione di profeta, che viene pubblicamente messa in risalto subito dai giornali, perché quel sindaco chiama i giornali, gli mostra la lettera e sul giornale di Saronno e del Saronnese compare la storia di questo che è nell'occhio del ciclone e che patisce poi la conseguenza dura delle sue azioni. Quando? E quando sul giornale è pubblicato tutto quello che ora io vi mostro. Ecco, avete sentito? Ebbene, la profezia c'è stata, ma ha avuto un esito diverso, perché non è stato il paese di Ninive, ossia di Cogliate o di Saronno, a chiedere perdono a Dio. Questa gente non si è scomodata, non ha voluto riconoscere il proprio torto, un torto proprio di una limpidità assoluta. Non lo ha voluto riconoscere, anzi, proprio per dimostrare a costui che aveva ultimato la lettera dicendo io pregherò perché Dio non mandi tutto questo, trattato come un matto, forse perché chiede a Dio di non farlo, per questo forse è matto, non sarebbe stato matto se avesse detto dunque state tranquilli, Dio lo farà, allora non sarebbe stato matto? È stato matto perché alla fine ha detto io pregherò per voi? Ma io ho fatto di più. Quando sono andato nella sede della Madonna dei Miracoli di Saronno, assieme a tutta la comunità di Cassina Ferrara che è andata lì a fare un atto di ringraziamento in processione che accade ogni anno, il ringraziamento
di un evento accaduto 4 secoli or sono, in cui la Madonna salvò la zona da una pestilenza, e da allora ogni anno tutte le comunità fanno questo gesto di una processione alla Madonna dei Miracoli per ringraziarla ancora oggi di ciò che accadde 4 secoli or sono. Ebbene, in quell'occasione io ho chiesto a Dio: se qualcuno deve pagare per questo castigo di Dio, castiga me, io sono disponibile. E è come se Giona avesse detto al Signore: ti prego, non fare accadere queste cose qui, se qualcuno deve pagare, che paghi io. E invece questo che è stato descritto così da Giona, e che era semplicemente un profeta, si è comportato non come il profeta Giona, ma come chi è più di Giona. E Gesù l'aveva detto: voi avete seguito Giona, ma ora qui c'è uno che vale più di Giona. E chi vale più di Giona? Uno che non è un Dio vendicatore, uno che non desidera che sia fatta giustizia a lui, ma che Dio abbia misericordia, che abbia compassione e che ci metta del suo se occorre. Faccia come ha fatto con Cristo, sia Cristo a pagare per tutti. E nuovamente questo povero Cristo ha chiesto che paghi solo io. Ecco, il grande, più grande di Giona, perché il Giona della lettera alla lettera lo avete visto, piccolino come uomo. Quando vede che la profezia non accade più, allora entra in uno stato conflittuale con Dio. Che figura mi hai fatto fare tu? Mi hai fatto dire a tutta questa gente: sarete così, 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 e poi non fai niente? Ma che razza di profeta vuoi mantenere in piedi tu in me? Sono un profeta che fa profezie di sciagure e che non accadono. Io non ci sto a questo disegno, piuttosto muoio che mandare avanti questo tuo disegno. E invece il personaggio più grande di Giona non si comporta così: piuttosto io muoia affinché si attui il tuo disegno di misericordia. Vedete, chi è pronto a pagare di persona è più grande di Giona, perché Giona ha avuto il suo limite. Quando si è lamentato con Dio, aveva la speranza, Giona, che Dio mettesse in risalto questo suo dolore, e dunque, per non fargli sentire dolore, mantenesse fede a tutto quello che aveva fatto dire a lui come profeta, e si mette lì di fronte alla città ad aspettare che cosa accade a Ninive. Non succede niente, non vede accadere niente. È accaduto in me tutto questo? Sì. Alle ore 9 di quel 23 di maggio in cui doveva accadere, sto parlando delle ore 21, io pure ero uscito un po' dalla cittadina di Saronno ed ero lì sulla panchina del parco Lura e stavo a guardare che cosa succedesse, nello stesso atteggiamento che aveva, e avete sentito, che aveva avuto Giona. Ma come Giona vide che non accadeva niente, così io stesso vidi che non accadeva niente. E allora io tornai a casa, ma il tempo di arrivare alle 10, ossia le ore 22, ed ecco che bussano alla porta e arrivano due vigili urbani che mi costringono di forza a un ricovero ospedaliero. Io non sono stato libero di dirgli non vengo. No, hanno violentato
la mia libertà di cittadino come se fossi un delinquente. Con la forza sono stato portato all'ospedale per assistere a questa denuncia contro di me, fatta proprio da coloro che Dio salvava, grazie alla mia disponibilità a pagare io per tutti loro, nel segno del massimo scostamento tra chi si immola per il bene di tutti e tutti gli altri che gli danno addosso perché lo vedono come un pericolo mortale. Così fu fatto fuori Gesù Cristo, non in altro modo. Tutta questa gente aveva a un certo punto paura di Gesù, perché chi era nel Sinedrio temeva che tanto successo che aveva Gesù costringeva di fatto tutti gli ebrei a seguirlo contro Roma, e se c'erano rivolte contro Roma sarebbe stato un bagno di sangue. Il capo del Sinedrio dice: è meglio perderne uno piuttosto che poi perdere tutti quanti. La stessa cosa che disse Don Carlo a me quando, per farmi fuori, volle che fossi fatto fuori io invece che tutti quanti gli altri del coro, che gli avevano detto: se non caccia lui non veniamo più tutti noi. Ecco, vedete, da una parte uno pieno di buone volontà che si sacrifica, dall'altra parte dei grandi beneficiati, enormi beneficiati, che per l'opera fatta sotto il profilo della verità da questo nuovo messia dello Spirito Santo, della verità voluto da un papa nell'enciclica Fides et Ratio, quando ha mandato i papa, ha mandato i filosofi a cercare un nuovo percorso verso Gesù Cristo, ecco, questo nuovo messia fa una brutta fine. Perché? Perché tutto il vero bene portato da lui va incontro a un totale rigetto, tanto che da una parte c'è amore gratuito, dall'altra parte c'è rancore. L'uomo sembra veramente essere una generazione perversa, priva totalmente, in certe condizioni, proprio di quel buon cuore. Ma vedete, adesso che ci stiamo avviando verso la mia vera dipartita dal mondo, tutto quello che accade a me è accompagnato nel mondo, al mio esodo di me, povero Cristo, da questo mio mondo si accompagna l'esodo di tanti disperati dal loro mondo. Invadono nuovamente l'impero romano come fu invaso una volta dai barbari. Stavolta non vengono dal nord, vengono dal sud, vengono dalla zona a sinistra, no, dall'occidente vengono, vengono dall'oriente. Ecco, ma tutto questo che sta accadendo è nel segno di un trasferimento epocale di tutti i poveri cristi, perché quando se ne va chi li rappresenta tutti umanamente, questo evento è accompagnato dall'esodo massiccio e colossale di tutta questa gente che oggi cerca il nuovo mondo in cui finalmente sia possibile condurre una vita per bene, in un mondo per bene che non sia così schiavo di tutte queste cattiverie che esistono e che sono smascherate oggi, queste cattiverie, negli stati che si oppongono ad assistere tutti questi che sono migranti e cercano per un verso la paura delle guerre o per l'altro la paura della miseria, di avere quel mondo
in cui possano avere, non dico il paradiso terrestre, ma almeno una vita decorosa. Ecco, cari amici, il segno di Giona si è compiuto, ma chiudo, il vero segno di Giona era l'invio di Giona con uno scopo preciso. Lo scopo preciso di Giona era quello che io ho detto al sindaco di Cogliate: preparatevi a un grande castigo, sarete invasi dalla SARS, l'Europa patirà la SARS, moriranno qui, lì, lì. E poi la SARS si è spenta nel mondo. Voi non arrivate a credere che Ninive non sia stata distrutta per l'intervento di Dio, che la SARS non sia venuta per l'intervento di Dio, mosso a pietà da questo gesto di assunzione totale di castigo da parte di un uomo. Voi credete che tutto ciò non sia accaduto, ma vedete, è scritto lì nella Bibbia, e ciò che è scritto nella Bibbia e che avete visto vero in Gesù, lo avete visto vero anche in ciò che nei tempi di oggi non è assolutamente immaginabile. Oggi un profeta che faccia e svolga il compito di Giona non è nemmeno considerato temibile, è semplicemente considerata l'opera di un esaltato nella sua fede. Ma Dio, per fortuna, Dio è chi regge le nostre cose. E Gesù conclude nel punto 33 del Vangelo di Luca, che racconta di questo evento: non si accende una lampada per tenerla a lungo sotto il letto, ma per essere posta nel lucerniere e risplendere per tutti quanti.